Buongiorno. Dunque, mi è stato chiesto, ma come mai non stai scrivendo più? No, in realtà io ho tre libri pronti e devo decidere quando pubblicarli, il momento più opportuno. Poi del resto non è che sono un bestsellerista, quindi diciamo, poi i miei libri non è che si vendono appena escono, si vendono nel corso del tempo, durante le presentazioni, ma anche durante l'acquisizione della consapevolezza che forse magari possono essere interessanti o trattare argomenti di un certo tipo in modo ironico con un taglio divertente. Comunque ho tre libri in plancia, ma a parte questo, tutto quello che io che passa attraverso i miei video è comunque scritto sotto forma di canovaccio, pronto a diventare esso stesso canovaccio un libro. Perché comunque anche se tu fai un pezzo umoristico, satirico, un minimo di preparazione scritta ci deve essere. Ci sono anche alcuni pezzi che io improvviso del tutto e che fanno parte di una sperimentazione espressiva che io intendo portare avanti a proposito di un'idea che ho che riguarda la scrittura che deve essere anche orale e quindi ci può essere anche un modo di scrivere oralmente improvvisando come magari faceva scrivendo Kerouac oppure a tavolino come magari poteva fare Hemingway, ma che dico, magari un Hemingway più ironico e meno, come dire, del tipo mi alzo alle 6 di mattina per scrivere. Bukowski prendeva in giro questo suo vezzo di Hemingway e diceva che, perché Bukowski si alzava non prima dell'1 di mattina per smaltire la sbronza della sera precedente che gli aveva fatto da benzina, da carburante per scrivere, diceva: come puoi essere divertente se ti alzi per scrivere alle 6 di mattina? Caro Bukowski, come avevi ragione. Detto questo, il pezzo di oggi, che ho scritto ieri, si intitola C'era una volta il cinema. Ovviamente non ricordo perfettamente a memoria tutto quello che ho scritto, quindi qualcosa si perde o qualcosa si aggiunge. Questa è un'altra delle cose belle, interessanti dell'esposizione orale di quello che uno ha scritto in forma di canovaccio. C'era una volta il cinema, parlo del grande schermo, delle poltrone di velluto, tu ti sedevi con la tua compagna o con la tua fidanzata, con i tuoi genitori, con i tuoi amici o anche da solo. E dalle reazioni del pubblico in forma di risata oppure di commenti prima sottovoce, poi magari a mezza voce, poi magari a voce piena, oppure quelli o di meraviglia o emozionali, no? Avevi dalle vibrazioni del pubblico che avevi intorno con il quale condividevi la visione del film sul grande schermo, ti potevi fare un'idea più precisa e più compiuta di cosa pensasse la gente, anche in generale, diciamo così. Poi, dopo il film, c'era il cineforum e quindi si poteva, come dire, dibattere, discutere e ognuno poteva farsi un'idea diversa dalle sensazioni che aveva provato vedendo il film. Ascoltare magari un punto di vista diverso e farsi un'idea poi più compiuta, più critica in senso costruttivo di quello che aveva visto. Il cineforum, quindi le assemblee, la base della democrazia. Poi sono arrivate le TV con le piattaforme digitali, è arrivato Sky, è arrivato Netflix, è arrivato Internet, è arrivata la possibilità di vedersi il film a casa in streaming e quindi milioni di persone la sera, ognuna nella propria stanza, persino marito e moglie che hanno gusti diversi, si
si spera non sessuali, perché sennò come avrebbero fatto a procreare. E si guardano il loro film sul telefonino. Ad esempio, mi viene in mente, come si fa a guardare un film come Avatar non al grande schermo ma sul telefonino? Cioè, è come guardarsi SpongeBob, le avventure in cartone animato di una spugna marina in una città sottomarina chiamata Bikini Bottom. A proposito di SpongeBob, SpongeBob è un mito rivoluzionario, forse non tutti lo sanno. È diventato il simbolo delle rivoluzioni arabe in Egitto e in Siria, perché attraverso il buon umore che trasmette, e per il fatto stesso che è una spugna, ha assunto il significato di assorbire tutti i problemi e tutte le contrarietà della vita, inglobandole e restando fedele a se stesso con il proprio sorriso. In poche parole, una risata vi seppellirà. Quindi, una volta, c'era il cinema, e il cinema era pieno anche di ricco di personaggi. Uno di questi personaggi era il bigliettaio, con cui doveva averci a che fare prima di entrare nel cinema. Questo aveva originato persino delle barzellette. Circolava una barzelletta sui carabinieri: c'era un carabiniere che andava dal bigliettaio e il bigliettaio gli faceva il biglietto e glielo strappava. Poi il carabiniere tornava indietro e diceva: un biglietto. Alla quinta volta il bigliettaio ha detto: ma scusi, ma perché lei mi ha pagato 5 o 6 volte il biglietto? Ma è lei che me lo strappa, capito? Quindi il bigliettaio era una figura di rilievo all'interno del cinema. E mi ricordo che una volta ero un ragazzo piccolo, forse non avevo 14 anni, entrai in un cinema dalle mie parti dove abitavo allora, e il bigliettaio disse: no, tu sei piccolo, non puoi entrare. E io, con la coda nelle gambe, stavo per andarmene. Dopo di me ho visto entrare un nano. Scusate, se dicessi persona affetta da microsomismo, sarei politicamente corretto o correrei il rischio di sembrare uno che sta perculando qualcun altro? Del resto anche io sono uno stronzo part time, però anche autodefinendomi stronzo, nella società odierna potrebbe sembrare persino una cosa figa. Non so se è chiaro. Comunque è entrato questo nano e il bigliettaio l'ha fatto entrare. Io sono tornato indietro, perché io sono rivoluzionario inside, devo sempre capire il motivo per cui qualcuno mi sta prevaricando. Ho chiesto: ma scusa, hai fatto passare quello che era più piccolo di me? Ma che c'entra? Lo sai che film stanno trasmettendo? Io non lo sapevo. Biancaneve e i sette nani è un film autobiografico, non potevo non farlo passare. Già, infatti era Biancaneve e i sette nani di Luca Damiano, un film porno. Un'altra volta, sempre cinema e grande schermo, stavo vedendo un altro film dell'orrore, La Cosa di John Carpenter. Praticamente era la storia di un alieno che era caduto sulla Terra in Alaska, nei pressi di una stazione di esplorazione dell'Alaska. Era un alieno ed era caduto con un'astronave aliena. John Carpenter, Dio non lo benedirà mai abbastanza, dice così nel film, che è doppiato penso dall'inglese: un alieno cade da un'astronave aliena. Certo, se era un alieno mica poteva cadere da uno shuttle di Cape Canaveral, doveva cadere da un'astronave aliena essendo alieno. Comunque la questione non è questa. Questo alieno si insinua in questa base in Alaska e ha una proprietà mutagena che gli consente di entrare nei corpi delle persone e sostituirsi ad esse. Con questa tecnica, praticamente assumendo le sembianze degli abitanti della base in Alaska,
incomincia a uccide tutti, poi alla fine restano poche persone, no? L'eroe della situazione cosa fa? Nell'ultima mutazione dell'alieno, che non si sa per quale motivo, ma già John Carpenter aveva una fantasia sperticata, nell'ultima mutazione dell'alieno l'alieno appare gigantesco e l'eroe della situazione lo fa esplodere con la dinamite. Ora potete immaginare che il film si è svolto in Alaska, con lo sfondo della neve, con il terreno sparso di neve bianca, perché essendo un film dell'orrore il sangue risulta più evidente, e sotto questo profilo John Carpenter è stato un pittore della cinematografia. Quindi durante l'esplosione di questa ultima forma mutagena dell'alieno, una scena raccapricciante di pezzi di corpo, di sangue che schizza dappertutto, obbrobriosa, rivoltante. Al termine di questa scena, dietro di me c'erano due seduti in poltrona, abbastanza giovani, penso, uno fa all'altro: "Oh, che ne dici di due spaghi col tonno?" E l'altro dice: "Andata." Ecco perché noi oggi riusciamo a sederci a mangiare davanti a un telegiornale che sta parlando di persone o di bambini con le teste mozzate, con i corpi mutilati, e qualcuno ci sta urinando su, perché la narrativa horror l'abbiamo assimilata negli anni cinematografici dell'horror. E sotto questo profilo John Carpenter oggi potrebbe tranquillamente essere il direttore del TG1. Ma detto questo, il cinema una volta comunque era bellissimo. Oggi puoi anche andare al cinema, a me mi è successo anche di recente, però al cinema, come dire, prima c'era che ti vedevi il film e durante l'intervallo compravi i popcorn, la Coca-Cola, gli Smarties. Se durante il primo tempo il film dell'horror non era stato abbastanza orroroso o orripilante, ci pensava la reazione chimica di quello che avevi mangiato nell'intervallo, cioè i popcorn caldi con la Coca-Cola gelida e gli Smarties liquefacentesi risalenti, che stavano lì da quando al cinema c'era la febbre del sabato sera. E dopo lo facevi tu in diretta il film dell'orrore, andavi in bagno e la tua tela era la tazza del water e il tuo quadro un bellissimo Pollock. Ma di recente, ripeto, sono stato al cinema, sono entrato, non c'è più il bigliettaio, non ci sono più quelli che vendono i popcorn, non c'è più nessuno. Tu entri e per fare il biglietto c'è un touch screen, tu schiacci sul tasto, metti i soldi per fare il biglietto, scegli il film. E a me è successo che la macchina per fare i biglietti mi abbia detto in filo di fusione, in tutto il cinema si è sentito: "Non hai abbastanza soldi", mentre io cercavo di prendere gli spiccioli per integrare il biglietto, "non hai abbastanza soldi, non hai abbastanza soldi". Oh, zitto, cazzo, cioè voglio dire, lo dobbiamo dire a tutti che sono in pessime condizioni economiche, o così può sembrare. Un attimo, prendo gli spiccioli, mentre stavo prendendo gli spiccioli sento che qualcuno mi tocca sulla schiena: "Hai bisogno di aiuto?" Era Clint Eastwood, era uscito dallo schermo perché il personale nei cinema è finito. Buona giornata.